Buon day, benvenuto in questo nuovo video. Oggi sono in dolce compagnia del solito Matteo, che ormai è onnipresente. Appuntamento fisso. E oggi nuovo ospite Francesca. Appariranno, saluta. Vabbè, saluto, scusate. Che maleducata. Dai, no, cioè, dai. Io mi rifiuto di fare un video. Dai, vabbè, ciao a tutti. Ciao a tutti. Oggi vi appariranno i nomi di Instagram qua sotto, tipo qua, qua e Uso qua. Ox Lolo. Sì, seguiteci tutti, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. E se vi state per iscrivere, quindi siete nuovi iscritti, commentate con hashtag Matteo. Hashtag nuovo iscritto, lo so. Oh! Per le felpe petacolo, mi raccomando. E niente, iniziamo questo video. Allora, praticamente oggi siamo qui per fare un hai mai. Quindi vi ho chiesto, cioè ho chiesto le domande su Instagram, mi raccomando, andate a seguirmi. Allora, Checca DMDS, hai mai fatto pensieri perversi su un tuo amico o una tua amica? Non badate le scritte, l'ho fatte io. Solo Giuseppe. Sì. Perché fai pensieri sulle amiche o sugli amici? Se lo chiediamo. Il problema è sugli amici, perché vabbè. Adesso. Io ho detto no. Vabbè, scusa. Sì? Vabbè, magari una ragazza che ti piace prima di metterti insieme a tua amica, quindi. Amiche, amici maschi. Amici e amici. Amici barra amiche. Io sono solo amiche. Allora, Revi trattino basso CT, hai mai cagato in un bosco, prato, sabbia? Un bacione te d'oro recca. Cioè, in senso. Io sì, quando ero piccolo. Esatto, da piccolo magari, che ne sai, nel boschetto, sì. Si scappa. No. Sì. Sì, mi è capitato anche di pulirmi con le foglie. oh, ero piccolino. Cioè, sei piccolino, quando sei piccolo sei come i cani, cioè puoi fare ovunque. Hai mai saltato la scuola? Sì. Però la domanda è generica, ovvio. Cioè ho mai saltato la scuola? Sì, saltato, malattia. Esatto, sono sta male, saltato la scuola. Francesca ne sa qualcosa. Io? Dell'università in particolare. Ma ha saltato la scuola nel senso che la salti? Sì. Tipo Olimpiadi. Il salto della scuola. Ma tu stai degenerando. Già da prima. Anna ID07, hai mai fatto uno scherzo a tua mamma dicendole che eri incinto anche se sei un maschio? Vabbè, te rispondi. No, in realtà no. Io no, come faccio a fare uno scherzo a mamma? No, io non l'avrei mai fatto perché i miei genitori si sarebbero imbarazzati a mille. Ah sì? Sì. Vabbè, sciogli uno scherzo. Sì. Parlo con mio padre. E dici tipo, ah, tipo anche se è incinta. Ti ho portato un pacco e birdie. Mamma, sono incinta. Sta degenerando. Allora, Caterina trattino basso Zazzi dice hai mai sco asterisco no cancelletto asterisco asterisco cancelletto 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 asterisco 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 cancelletto oh. Che può avere mille sensi. Quindi non rispondiamo. Cioè, ho mai scorreggiato. Cioè, in senso, perché ne sai? È vero, scorreggiato. Sì, sì. Raga, dai, ma. Dai, più di no, cioè. Non vi rispondo. Giuseppe anche adesso. Dai. Non rispondo, non rispondo. Fai la segna. Vabbè, non è che le ragazze non fanno le scorreggie. Hai mai rotto un oggetto alla quale tua madre ci teneva? Mi saluti da parte di Daniela, tratto basso Offreda. Questo non lo so, cioè forse sì. Cioè forse qualcosa sì. Io però sì. Da piccolo sì. Non so cosa. Io sarò un periodo che facevo tipo tennis sì. In casa. Qualcosa ci sì. Qualcosa ma che tu rotto? Io sì, tipo l'ho fatto uno scherzo, ho fatto tipo scoppiare i petardi in cucina. Ma tu sei di alto livello. Dentro, ma ne ho fatti scoppiare dentro la pentola, ho fatto anche un video. E poi non so, il coperchio è saltato in aria, è iniziato a cadere tutto. È vero. Il porta, no, come sopra un mobile, sto dicendo portamobili. Sì, anche l'orologio era caduto. Sopra un mobile, orologio, tipo sì. Antichissimo, poveri. Io dovrei tipo lo scuola adesso. Amo, mamma. Tu non hai fatto niente? No, mia, non così grave. Mamma non ha iniziato a pulire per te. Ma tua mamma non si arrabbia? Poverina. Fabi trattino basso 23, hai mai risposto ad un hai mai? Sì. Allora, It's Grezuz chiede, hai mai fatto chat hot con un estraneo sui social? Mi saluti, mi chiamo Greta. Ciao Greta. Allora, io no. No. No, in senso. Solo con chi conosco. No, non si fanno le chat hot, non si sa mai dove va a finire la roba. Esatto. No, poi non si fanno proprio in generale. Sì, non si fanno le chat su Google. Viola, trattino basso Matteucci, hai mai bevuto alcol? Mi saluti su YouTube, mi chiamo Viola. Ciao Viola. Beh, sì. No, aspetta, non ho seguito la domanda. Hai mai bevuto? Come fai a non seguire? No, no. Hai mai bevuto alcol? Quattro parole, se non ne segui quattro. No. Francesca è bravissima. Io sono femmina. Lei no. A quante si è risposto? Solo al fatto che abbiamo mai fatto un hai mai. No. Sì, lei fa prima piazzarsi qui. No. Io sì, cioè comunque sì. Sai. Tipo media shopping, compra la statua di Francesca. La metti lì. Qualcosa no. 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 Io parlo con un cane. Non
continua a dire no. Ho messo la mano davanti e abbiamo un cerchio. No. Matilde Mattei, hai mai tradito qualcuno? Ma ragazzi, racconto la storia, no. Nel 2020. No. Sì, però io per vendetta e mi sono vendicata proprio bene. Vendetta aveva, finiva in galera. E tu per vendicarti fai, ti tradisco. Allora, raccogliere. Questa è ripicca. È ripicca. E non si fanno per ripicca. Sì, io ovvio. L'ho fatto perché quando ero più piccolo non fa più. No, no, io avevo per vendetta, ma avevo messo le pare con l'unica persona che mi stava sul. Sapeva. Il giorno, vabbè, se studiamo. Il giorno che facevamo 4 mesi dovevamo uscire. E no, dovevo uscire con gli amici suoi, mi ha balzato. In realtà scopro che sta in un bar con sta tipa. Vado nel bar, prendo la prima persona a casa, avanti a lui lo baso. No! E via! E via! E la ruota gira! Se non è il karma ad arrivare, sono io che vado a prenderlo. Madonna! Poi Vale P 2006, hai mai, ti sei mai buttato in una fontana pubblica davanti a tutti? Questo no. Ma, sì. Ma quando? Con Robby ho fatto un video, ci siamo buttati in una fontana, sono arrivati anche i vigili. Ok, poi guarderemo questo video. No, io l'ho visto. Io no. Sei perso un video? Sei perso un video? Male, Francesca. Non ti vergogni? Arianna, tantino basso DM02, mai pensato di rasarti a zero? In realtà ho avuto... Assolutamente no. Ma raga, ma io faccio solo io le cose. Sì, in che senso? No. Sì. No, scusa. Una, c'è stato già un periodo, quando ero c'è piccolo. Stato un periodo che mi è passato per la testa tipo, boh, mi raso a zero. E poi è passato il periodo. Sì, però qua c'è, hai mai pensato. Sì, è passato il periodo, adesso biondo. Adesso biondo dalla vita, zio. Anche meglio, ma che... Per me sono un naturale, capito? Io vado a tagliare, crescono biondo. No, io no, perché da piccolo li avevo talmente tanto corti. Anna Bonai, hai mai risposto male ad un prof? Ovvio. Oh, finalmente. Non lo so, cioè sì e no, cioè sì. Ma se non lo sai no. No, nel senso, non è proprio risposto male, magari cioè ti scazzi, ma non cioè sì o no, diciamo di sì. O sì o no. Okay. Allora dico di sì. Io sì, una volta mi sono arrabbiato un sacco perché il professore non mi voleva far andare in bagno ed era un'ora di supplenza e non stavano facendo niente. Io dovevo andare in bagno, seriamente dovevo andare in bagno, cioè non mi lasciava andare. Io sono incazzato un sacco, faccio, tu non puoi permetterti di dirmi che non posso andare in bagno. E mi sono incazzato e poi ho iniziato a tirare i pugni al bagno. Lui si è spaventato a fuoco e poi andare. Ovviamente non fatelo a casa, cioè a scuola. Fatelo a casa tiri i pugni. Devo andare in bagno. Corrado Angelica, mi hai fatto credere di essere fidanzato o fidanzata? A voglia. Ogni volta che vado in discoteca ci stanno tipi che stanno accollati. Perché non rispondi? Sto pensando. Non è che è una cosa che sto pensando, sono mai io. Cioè quando penso io, cioè, non puoi pensare, pensa lui. No. Hai mai visto un porno? Sì. Dai. Cioè, pubblicità. Dai, cioè, tipo, sai quando ti guardi i film in streaming che escono? Cioè, succede, magari, non so, stai chiudendo la pagina per guardarti il film ed esce. Ma che stai zitto, vero? Bella figura. Beh, sì, tipo, io non li mettevo manco in classe per far arrabbiare i professori. Ma che scuola andavi? Cioè, ci mettavamo. Per impicca ti apro. No, vabbè, sì, ma c'è, dai, cioè, tipo, 14 anni ti divertono. In classe. In classe. Sì. Invece di seguire la lezione seguiamo il porno. No, il porno li facevamo ascoltare il professore. No. Beh, hai mai bevuto la Coca-Cola? A voglia. Però chi non mi piace tanto. Chi è che non ha mai bevuto la Coca-Cola? Vabbè, però forse. Hai mai toccato la tua cacca a chiedere caldo? Ma scusa, ma se stavo rispondendo sì. Ma cioè, cosa non mi viene in mente? No. Se tu la fai, se siamo la qualità. Che schifo. Lui sa le frasi che gli ha fatto. Hai mai vomitato in pubblico? Chiede Annalisa. Non ricordo. No. Tu cosa hai detto? No, strano. Pubblico non credo. No, forse, aspetta, una volta sì. Aspetta, sì, perché ero, oddio, dov'ero? No, aspetta, no, devo ricordarmi, ero tipo, dovevo tornare a casa da qualche parte, tipo in una stazione o qualcosa, e ero stato male, però ero piccolino, mi sono messo a sboccare. Sì, quando si fa le cagate si dice sempre che sei piccolino. Vabbè, cosa vuol dire? Perché ti metti a sboccare nelle stazioni a casa? Vabbè, sciallo. Vabbè, hai mai nascosto una relazione a tua madre? Sì. No, semplicemente... Sì, ma no, ma non perché, cioè, tipo, non dico le cose a mia mamma. È che, tipo, a mia mamma, cioè, li presento solo le ragazze con cui sto da tanto tempo.
la serietà prima di tutto. Ricordate che la serietà è l'arma di Giuseppe Barbuto. No, questa qua è per Francesca. Trattino basso Alessia, trattino basso Tamasi. Hai mai fatto finta di parlare al telefono per evitare qualcuno? A voglia. Sempre. Sì. Mi sono adesso detto prima. C'è un tizio un po' loschi, un po' loschi alla metro. E la stavo mandando a prendere, era lì che aspettava da sola, poverina. Ecco, che stai arrivando. Si mette il telefono. Adesso ovvio. C'è la traffico. Sì, sì. C'è la traffico. Ce ne vuole per arrivare. Quando ti ho detto stiamo arrivando eravamo partiti di casa. Ma stai scherzando. Ovvio, la prossima volta arrivo mezz'ora in ritardo. Faccio muori congelati. Chi si è scaduto chiede, hai mai pensato di essere innamorato dell'altro? L'altro in l'altro chi è? Gli altri. Ah, no. È di Giuseppe. E qua, ti dicevo. è amore a prima vista. Mi dispiace, ti vedo solo come un amico. Mi dispiace un pochettino. Però sinceramente manteniamo le distanze. Se te sei quello innamorato. Questo video è stato abbastanza trash, mi raccomando lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram. Attivate la campanellina. Andate a iscrivervi anche al canale di Francesca, che anche Francesca fa la youtuber. Carica un video ogni mattina. Non è vero. Sì, tipo un video ogni 3 mesi, dice sono tornata in back guys. E ogni video è sono tornata. No, chiudiamo il video. Dalla raga, ciao.